che si sia definitivamente ritrovato è ancora presto per dirlo. Di certo nel giorno più difficile il Pescara ha mandato un segnale confortante al campionato e soprattutto a se stesso. Il giovane e promettente Epifani ha rimediato agli errori assolutamente comprensibili commessi nelle prime due partite. Lo diciamo col massimo del rispetto. Improponibile il centrocampo a due schierato contro il Parma, soprattutto negli interpreti. A Brugman, che eufemisticamente non eccelle nella fase di interdizione, di certo non puoi affiancare un giocatore come Balzania, che tende ad abbandonare la sua zona di competenza perché è abituato a spingere e ad inserirsi, tradotto centrocampo in balia degli avversari. Poi, per carità, ci sono anche e soprattutto gli episodi. Clamorosa la svista della terna sul fuorigioco, evidentissimo di Fabio Ceravolo, che sugli sviluppi della stessa azione ha segnato il gol e di fatto chiuso i conti. Dicevamo del 4-2-3-1, una forzatura, tant'è che dopo tre giorni Epifani ha deciso di cambiare passando al 3-5-2, con sette cambi però rispetto al sabato precedente. Gli emiliani hanno fatto il massimo col minimo, lo si sapeva, e sono stati bravi ad incartare i biancazzurri, che hanno creato solo una limpida chance con Macin sotto misura. Le altre insidie per Colombi sono arrivate da fuori con i tiri di Brugman e Falco. Da salvare soprattutto l'impegno e il generoso ma improduttivo forcing finale. Veniamo al match di Avellino. Spirito, voglia di lottare, grande sacrificio, partita impreziosita dalla perla di Brugman, una prodezza individuale di altissimo lignaggio e profilo tecnico. In quei casi da oltre 50 metri ci vuole coraggio, ci vuole tanta personalità, perché se ti va male fai una figuraccia. E invece il capitano ha realizzato un capolavoro, coordinazione e qualità, un tiro giottesco, una meraviglia. Per il resto però siamo ancora convinti che nell'economia del gioco possa debba fare di più. In generale le cose migliori dopo il discusso rigore del pareggio. È proprio qui che la squadra ha mostrato i progressi secondo noi più importanti. Invece di riconsegnarsi al ritrovato entusiasmo degli irpini, l'udici biancazzurro ha ripreso con autorità il comando delle operazioni, riportandosi stabilmente nella metà campo avversaria. Il nuovo vantaggio è stato figlio di uno strappo, di uno spunto travolgente di Balzania. Mancuso, bravo a seguire tutta l'azione, ha dovuto solo appoggiare in rete da due passi. Proprio l'ex Samb, la nota più lieta in un ruolo, quello di seconda punta, che forse ne valorizza ancora di più le caratteristiche. Certo, col senno del poi non ha funzionato la scelta di surrogare Pettinari con Carraro e alzare Brugman nel ruolo di trequartista. Da quel momento in poi la squadra si è abbassata, dando più coraggio all'Avellino, che ne ha approfittato realizzando con ditacchio il gol del pareggio. E comunque, come detto inizialmente, nel giorno più difficile il Pescara ha mandato un segnale confortante al campionato e soprattutto a se stesso. Dopo gli ultimi accadimenti non era sicuramente facile. Torna insomma un po' di ottimismo, primo punto della gestione Epifani, ma naturalmente serviranno conferme.